Ho pensato di proporvi, abbiamo poco tempo, ho poco tempo, ho pensato di proporvi un brano da leggere, un libro di atti, di storia delle chiese, di storia delle comunità, di storia spirituale delle comunità, anche storia di cronaca, di cose fatte. Volevo portarvi al capitolo 9. Scusate, io sono un po' di allergia, un po' di cosa, soprattutto. Questo capitolo 9 è ricco di eventi clamorosi, se mi permettete. È il capitolo dove c'è la conversione di Paolo, è il capitolo dove Paolo viene liberato e salvato dai cristiani di Gerusalemme, è il capitolo dove ci sono due eccezionali miracoli di Pietro, quello di cui uno di cui poco si parla, quello della guarigione del paralitico e poi quello della rinascita di risurrezione di Tabita. Quindi si parla di Pietro, è un capitolo nel quale si parla di Pietro e di Paolo, però al versetto 31, c'è come una sosta, non si parla né dell'uno né dell'altro, ma si parla della Chiesa. Ce lo prendete, è un brano molto noto, messo in mezzo, questa frase non dice niente, invece il mio figlio dice tanto, molto più di quello che ho fatto io, viene 10 minuti di questa mattina. Dice questo versetto 31, così la Chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, sta parlando appunto della Chiesa della Palestina, diciamo così, aveva pace ed era edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente il timore. Mi piace questo brano che so lì, perché prima ci sono storie drammatiche, miracoli, ma anche storie drammatiche. La Chiesa era perseguitata, era un periodo molto difficile, lo sapete. Era perseguitata sia dagli ebrei ma anche dai romani, ma soprattutto dal mondo ebraico. Evidentemente il mondo ebraico per un periodo preso da altri problemi, non sappiamo quale, forse la lotta che doveva fare per difendersi anche dagli oppressori romani, no? Pensiamo che c'era Caligola in quel periodo, in questo periodo come imperatore, non era uno qualunque. Non è passato la storia come un imperatore tranquillo, ma è un imperatore che comunque ha fatto tantissime cose anche pesanti, soprattutto le tante, tanti posti, ma le fatte anche qui a Gerusalemme. Quindi probabilmente gli ebrei hanno lasciato un po' in pace di qui, questo movimento che stava crescendo. E così la Chiesa cresceva. Quindi la Chiesa quasi in un periodo di pace e di prosperità. E mi piacerebbe pensare che dopo questo periodo che abbiamo avuto così difficile, lo dico tra virgolette, non è un periodo in cui siamo stati perseguitati, però non ci siamo riuniti, usate i termini che volete, e ci sono che è un periodo di pace e di prosperità. Questo intanto è un augurio, un'esortazione ed è anche un pensiero che devo metterci nella testa, non sto mettendo io adesso. E non sto dicendo che sarà facile, che sarà semplice, sarà così e sarà qua. Anche questo periodo che sta vivendo la Chiesa era un periodo di pace, ma avranno sicuramente avuto anche lui delle cose da affrontare. E vedevo, guardando questo brano, che ci sono dei verbi che sono quelli che aiutano a costruire questo tipo di periodo di pace, perché sta parlando della Chiesa edificata, sta parlando di edificazioni, di costruzioni, di un verbo positivo, no? Che si dava il senso della costruzione della Chiesa che viene costruita, lo ricorda ad esempio il brano di Paolo, in 1 Corinzi 3, versetti 9 e 10, non andrà a dire che c'è una Chiesa, un edificio, camminavano soprattutto nel timore del Signore, quindi c'è il senso del movimento, delle cose da fare, erano attivi, anche qui ci sono dei brani che possono approfondire e darci meglio questo tema, e cresceva. Io qui mi sono permesso di dire che cresceva sia in spirito che in numero. La scrittura dice che cresceva in numero, io mi permetto di aggiungere che cresceva anche in
Spirito, perché c'era la consolazione dello Spirito Santo, che camminavano nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo. E mi dà l'idea che la consolazione dello Spirito Santo gli dà quella forza per crescere anche nello Spirito. Sappiamo bene che lo Spirito Santo, così come viene definita nel mondo greco, identificava una persona che era messo a fianco di uno che aveva delle necessità, paracleto, per un termine poi italianizzato, una specie di avvocato che ti seguiva nei procedimenti difficili, nei procedimenti legali. Evidentemente, se c'era bisogno dello Spirito Santo c'era pace, ma c'era bisogno dello Spirito Santo che aiutasse ed esse vicino a mano, stesse vicino. C'erano dei procedimenti, diciamo, tra virgolette, dei procedimenti legali. E anche oggi potremmo avere questa necessità di avere la consolazione. Anche oggi abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci aiuti nel camminare nel timore appunto del Signore, che ci fa sicuramente crescere, e che ci aiuti a rispettare la tua parola, a fare la tua volontà, ad essere generosi l'uno verso l'altro, e ad avere anche a trovare la voglia di stare insieme e di fare qualche progetto insieme. Infatti io auspico che possa essere così. Quindi io volevo lasciarvi con questi pochi pensieri. La Chiesa qui gode un periodo di pace, di serenità, così dice la Scrittura, in tutto il mondo palestinese, diciamo così, non era solo in tutta, sia in Giudea, Galilea, Samaria, tutti insieme, le tre regioni più importanti della Palestina. Mi auguro che questo possa essere così, non solo per Roma, ma un po' per tutto, che dopo questo periodo difficile noi singolarmente, come Chiesa, ma qui sta parlando di Chiesa, soprattutto come Chiesa, possiamo avere un periodo di questo genere. Per far questo io voglio pregare insieme a voi, che il Signore ci aiuti a fare questo. Preghiamo. Grazie Signore perché stiamo uscendo da questo periodo così difficile, abbiamo avuto, dice alcuni difficilissimi, però altri molto gravi. Ci sono state nelle famiglie tanti lutti, magari qui da noi meno, ma in altre città, in Italia, in altre chiese ci sono sicuramente dei problemi. Grazie perché ci ha aiutato noi, i nostri cari, almeno fino a questo momento, ad essere protetti da questo virus. Aiutaci a continuare ad essere protetti, a stare attenti, ma avere questo spirito che aveva la Chiesa della Palestina in questo periodo. Infatti possiamo edificarci, possiamo camminare insieme e possiamo crescere così come auspichiamo, non soltanto di numero, ma soprattutto. Grazie Signore per tutto quello che hai fatto e per il Signore. Permettetemi di